Ciao ragazze! In questo video voglio parlarvi di tutto quello che ho acquistato di una delle ultime collezioni di Essence, la Girl Squad. Praticamente tutti i prodotti che vi mostro li ho acquistati nel sito di Cosmetic for Less perché sapete che quando acquisto sia prodotti di Essence che di Catrice, nella maggior parte dei casi acquisto sempre in quel sito, sia perché comunque i prodotti non sono aperti, sia perché li trovo quasi, nella maggior parte delle volte, trovo tutta la collezione. In questo caso voglio parlarvi appunto di una collezione dedicata a tutti i pennelli. Come sapete io ho fatto decluttering dei pennelli di Essence, se te vi lascio nella scheda il link dove praticamente vi ho parlato di tutti i pennelli che ho utilizzato di Essence e quali stavo declutterando. Proprio in vista del fatto che avevo acquistato questi pennelli, volevo un po' declutterare qualche pennello che magari non utilizzavo più, magari che era vecchio, oppure che magari volevo farlo provare a mia mamma, dato che lei utilizza pochissimi pennelli. E come sempre trovate l'elenco dei prodotti con i loro prezzi giù nell'info box. E niente, iniziamo! Diciamo che sono molto contenta di fare questo video perché, come sapete, il mio primo video qui su YouTube era proprio un video dedicato una collezione edizione limitata di Essence proprio dedicata ai pennelli, quindi non lo so, è un anniversario tra virgolette. Comunque il primo prodotto è questo qui. Questo praticamente sono delle spugnette, praticamente sono quella per, diciamo, per il viso, due per magari per il correttore e una dove potete inserire all'interno del dito. Comunque adesso le tolgo da questa scatola, così ve le mostro una a una. Questa si chiama 01 Cute But Crazy Squad e appunto ci sono quattro spugnette all'interno. La prima è una spugnetta rosa di quelle classiche che ci sono in tantissime collezioni, ha questa forma qui, quindi è una forma classica, è rosa, io sicuramente adesso comunque le laverò tutte. E poi inizierò a utilizzarla. Diciamo che è più morbida rispetto alle altre che avevo preso di Essence anche l'anno scorso. Ho preso delle spugnette sia per il viso ma anche per il correttore. Ho notato che anche quelle per correttore sono molto più morbide rispetto alle altre perché alcune di una collezione erano leggermente più rigide ed erano più difficili da utilizzare. Di solito questo ho notato che bagnandole aumentano un po' di volume ma non di tantissimo. Comunque queste appunto per il viso, queste sono per il correttore, ce ne sono due. E poi l'ultima è molto particolare perché una spugnetta fatta così è piatta e viola e qui all'interno potete inserire il dito, quindi magari può essere utilizzata, non lo so, per la parte della zona più auricolare, dipende diciamo da cosa siete abituate voi. Io di solito per esempio utilizzo un correttore liquido qui sotto proprio per le occhiaie, anche se considerate che io non ho tantissime occhiaie, e di solito quello lo passo con il dito, quindi lo spalmo con il dito tranquillamente. Magari questa è un'ottima alternativa per incominciare a utilizzare le spugnette in questa maniera. Poi appunto ci sono tantissimi pennelli, li ho presi tutti fuorché le pinzette, perché in collezione erano presenti anche le pinzette, però non le ho prese perché pur essendo molto carine, costando solo 1,95 euro, non le ho voluto prendere dato che ho tantissime pinzette, ne ho acquistato da pochissimo e poi comunque di Essence ne avevo già acquistato due e non me l'ho trovata benissimo. Comunque pescherò random, diciamo, dalla scatola tutti i pennelli e ve li mostro uno a uno. Il primo che ho preso è questo qui, si chiama Brown Eyeliner Brush, diciamo il vero nome è 01 Slim Selena, sono davvero molto carini, diciamo, i nomi di questi pennelli. Praticamente questo può essere utilizzato sia per le sopracciglia che proprio come un vero e proprio eyeliner. Io adesso questo lo apro, diciamo che tutte queste plastiche, comunque queste custodie non le utilizzerò e le cestinerò. Sono dei pennelli davvero molto particolari e questo nello specifico è fatto così, quindi vedete proprio una signorina disegnata sia da una parte che dall'altra, qui proprio c'è la faccia mentre qui è proprio vista da dietro e il pennellino è fatto così. Questo è leggermente rigido anche se non troppo, ma diciamo che per l'uso che ha, diciamo, va bene come, diciamo, come pennellino secondo me. Considerate che queste comunque sono solo prime impressioni perché non le ho mai provati, però le ho prese diciamo in realtà per il packaging perché sono davvero molto molto carini come sono fatti. Però una cosa che ho visto è che non, mentre gli ultimi pennelli di Essence comunque vedevate anche il tipo di pennello, l'uso che bisogna farne, in questo caso non c'è scritto, c'è solo praticamente questa scritta Girls Rule the World. Quindi se voi vi attenete comunque all'utilizzo dei pennelli oppure non siete abituati a utilizzarli, magari sarebbe stato carino magari metterlo anche dietro, diciamo, l'uso che bisogna farne, anche se io comunque alcuni, come avete visto anche nell'altro video, che si utilizzano per il correttore, li utilizzo per gli occhi, dipende anche, avendolo utilizzati varie volte, dipende dai gusti e da come uno si trova con quei pennelli. Poi ho preso questo pennello qui, si chiama Hangland Smoky Eye Brush, e il vero nome è
01 Angled Angie, è come quello di una delle ultime collezioni, cioè è angolato. Quindi io l'altra volta non sapevo esattamente per cosa utilizzarlo, l'avevo utilizzato diciamo anche per le sopracciglia, però in realtà il vero diciamo utilizzo di questi pennelli così triangolati sono proprio per fare il triangolino per fare gli smokey eyes. Sapete che gli smokey eyes, uno dei pennelli li ho regalati a mia mamma, quindi in realtà adesso ne ho solo due, e anche l'altro comunque è di Essence. Come in questo caso comunque la signorina ha il vestitino giallo e c'è scritto Proud to be a girl, quindi ogni pennello comunque c'è una frase molto carina qui al di sotto, quindi alla fine. In realtà non so se sono molto comodi, anche se comunque avendo questa forma qui sono facili secondo me da impugnare senza problemi. Poi c'è il pennello da sfumatura che è questo qui, si chiama Blending Brush 01 Blending Betty. In questo caso è blu e c'è scritto Get It Girl, e questo è davvero molto molto morbido, ma ho notato che tutti i pennelli comunque da sfumatura di Essence sono molto morbidi e mi trovo davvero molto molto bene. Anche in questo caso quindi è vestita come se fosse in jeans la signorina tra virgolette del pennellino. Comunque sono dei pennelli molto morbidi secondo me, io pur trovandomi bene dall'inizio con i pennelli di Essence, soprattutto tenendo conto che costano davvero molto poco, diciamo che man mano nelle varie collezioni e anche edizioni limitate mi sono accorta che sono migliorati sia per la morbidezza sia proprio per diciamo per la durata, quindi diciamo che secondo me stanno sempre rinnovando e stanno sempre migliorando, anche se comunque qualche pennellino, come tutti i prodotti, può essere non valido quanto altri. Comunque un altro è questo qui, che è appunto il pennello per ombretto, nella colorazione ce n'è solo uno di questo tipo, 01 Easy Elsa. Il pennellino è questo, quindi è molto molto particolare perché è tutto colorato, qui c'è scritto Afraid of Nothing. Questo appunto per applicare l'ombretto, quindi nella palpebra mobile, diciamo che questo è leggermente più rigido rispetto agli altri, però per l'uso che bisogna farne, diciamo, secondo me è adatto. Sapete che di questi pennelli secondo me c'è sempre bisogno, dato che comunque per gli ombretti si possono cambiare tutti i giorni, secondo me c'è più bisogno di pennellini per ombretto, anche perché io comunque ne utilizzo 3 o 4 ogni volta che mi trucco, mentre magari un pennello per il viso ne utilizzo uno, quindi secondo me bisogna averne anche più rispetto agli altri pennelli, naturalmente senza esagerare come faccio io. Comunque questa è la colorazione numero 01 Lippy Lilly, cioè colorazione, il pennello per le labbra, appunto qui dice per definire e sfumare i prodotti da labbra, e in questo caso il disegnino è così, tutto fatto così a strisce. È un pennellino abbastanza morbido, più morbido rispetto a quello a cui mi sono aspettata. Diciamo che di solito io utilizzo poco questi pennelli perché comunque di solito utilizzo pochissimo anche le matite per le labbra, devo cercare di utilizzarle un po' di più. E soprattutto questi molti li ho utilizzati, quelle delle vecchie collezioni, per applicare l'ombretto quello all'angolo interno dell'occhio. Però questo secondo me è ancora più adatto rispetto agli altri per le labbra. E in questo caso la frase è Girls for Girls. Invece un pennello per il viso che può essere utilizzato sia per il blush sia diciamo per l'illuminante è questo qui. Questo si chiama Face Perfecto Brush nella 01 Soft Sophie. E questo praticamente ha un diciamo vestito un po' più elegante. Comunque è molto molto morbido, secondo me può essere utilizzato appunto per è un po' angolato come vedete da questa parte. Può essere utilizzato sia per il blush ma anche per l'illuminante, anche se sicuramente io lo utilizzerò per il blush, per quei blush che non sono cioè che sono un po' pigmentati, e che quindi se utilizzate un pennello molto più fitto vi fa i pataconi da Heidi. Comunque qua c'è scritto addirittura Girl Boss, sono davvero molto carini questi pennellini, soprattutto da collezione. Un pennellino invece proprio per l'illuminante o per il contouring è questo qui, che è il 01 Contouring Carla, che in realtà ero indecisa se prenderlo o no, perché come sapete io ne ho un altro di Essence tagliato così, che però sia non lo utilizzo troppo, ma soprattutto mi sono accorta che non era molto regolare, era un po' troppo morbido, quindi lo utilizzo poco. E invece in questo caso sono contenta di averlo preso perché comunque è più regolare come tagliato, è leggermente, non dico, le setole sono morbide, però è più compatto ed è secondo me più facile da utilizzare rispetto agli altri che avevo preso. E in questo caso c'è scritto Be You Bravely.
Un pennello da correttore è questo qui, questo è lo 01 Undercover Curly, diciamo che è più grande rispetto a quelli a cui sono abituata, rispetto a quelli che vi ho detto che utilizzo appunto per l'ombretto, quindi non utilizzo proprio per il correttore, magari questa è l'occasione giusta per incominciare a utilizzarli perché è leggermente diverso dagli altri, anche se secondo me potrebbe essere anche un po' troppo grande rispetto a quanto è grande il mio viso. Diciamo che sembra quasi di quelli che si possono utilizzare anche per fare contouring. Non lo so, è molto particolare, non è molto, diciamo, grosso, è abbastanza fitto, è molto molto morbido, qui c'è scritto not sorry, non lo so, mi stanno piacendo, diciamo, al tratto come pennelli, adesso comunque li laverò, vi farò magari più avanti una recensione completa, dopo che li avrò utilizzate un po' tutti, in modo tale che vi parlo nello specifico di ognuno. Poi ce n'è un altro molto particolare, che è questo qui, si chiama All Rounder Cream Brush, quindi è un pennello per tutti i prodotti in crema, ed è lo 01 Flawless Fonda. Diciamo che questo è il più particolare secondo me di tutti perché comunque non lo so, sia per la forma, diciamo che è molto molto compatto e molto più rigido rispetto agli altri, però può essere utile per diciamo per tutti quei prodotti in crema, per distribuirli meglio. Adesso vedrò se utilizzarlo o no. Sapete che per i fondotinta, secondo i fondotinta utilizzo le dita e in alcuni casi utilizzo le spugnette. L'unico pennello che mi è piaciuto per il fondotinta, che non è proprio piatto come i soliti pennelli da fondotinta, è quello che avevo acquistato in un'edizione limitata di Kiko, che mi piace tantissimo proprio perché ho fatto, per il fatto che non è troppo piatto, perché quelli troppo piatti a volte mi lasciano le strisce, quindi non li ho più utilizzati. Invece questo magari essendo così particolare, vediamo se riesco a utilizzarlo oppure se magari lo posso utilizzare in altre maniere oppure magari altri prodotti proprio cremosi che però non siano il fondotinta. Adesso vediamo. E l'ultimo secondo me è quello più carino, è questo qui ed è il Powder Puff, cioè praticamente un pennello per la cipria, è la 01 Cloudy Clue ed è questo qui, sembra quasi proprio una nuvola rosa, davvero molto molto carino, diciamo che era quello che mi incuriosiva di più proprio perché era particolare, proprio perché comunque pennelli così non ne ho mai avuto, fatemi sapere se voi li avete mai provati, infatti in questa maniera. Comunque qua dice Girl Power praticamente nel vestitino, non lo so, era davvero molto carino, molto particolare e comunque abbastanza piatto. Però non lo so, è molto molto morbido. Adesso vedrò anche di stare attenta come lo lavo perché è leggermente diverso rispetto agli altri e voglio evitare che perda peli, speriamo che non ne perda perché è davvero troppo puccioso. E niente, questi erano tutti i pennelli di questa collezione. Fatemi sapere se voi avete intenzione di prenderne qualcuno, quali volete prendere, come vi trovate voi con i pennelli di comunque di Essence, se volete consigliarmi a qualcuno anche dell'edizione permanente. Fatemi sapere appunto se voi avete già visto un po' ovunque questa collezione, se avete acquistato qualche prodotto di questa collezione. Se è piaciuto il video, mettete mi piace e a presto, ciao!